presentato un disegno di legge che reperisce ulteriori risorse laddove non verrebbero utilizzati in questo anno straordinario dovuto al Covid, ovviamente, ovvero le tante manifestazioni che saltano anche all'interno del mondo dello sport, e proposto di incrementare le risorse per le associazioni sportive. Nella passata legislatura noi avevamo fatto molto, la legge 2, avevamo dato vitalità al mondo dello sport che partiva da stanziamenti pari a zero, tante manifestazioni sportive di carattere nazionale e internazionale, fino ad arrivare al progetto Scuole in Movimento. Quest'anno è un anno particolare, solo per quest'anno può essere modificata la legge 2 per arrivare a dare 1 milione di euro alle associazioni sportive. È una proposta, a mio avviso, sensata, che va incontro a uno dei settori più colpiti dall'emergenza Covid. E da questo punto di vista noi proponiamo che si possano aiutare anche i tanti centri sportivi, non con delle ordinanze che di fatto sviliscono lo sport di squadra e non danno neanche un sostegno vero ai centri sportivi, ma al contrario proponendo una vera e propria idea di sostegno anche a quei centri che ovviamente danno molto al mondo dello sport. Ecco perché chiediamo a questo governo regionale, a questa giunta, di poter portare avanti questo disegno di legge che abbiamo presentato e di poterci confrontare su un mondo dello sport così duramente colpito dalla crisi legata al Covid.